Benvenuti a tutti, troviamo una posizione comoda, gambe incrociate sul tappetino. Possiamo lasciare le mani verso l'alto oppure verso il basso sulle ginocchia. E espirando lentamente chiudiamo gli occhi e ci radichiamo nel momento presente. Inspiriamo lentamente ed espirando lasciamo andare ogni pensiero per il dopo e sul prima. Inspiro e avverto il vento sulla mia pelle, la natura che mi circonda. Percepisco i punti di appoggio del mio corpo sul tappetino. Percepisco l'aria che entra nelle mie narici lentamente, profondamente, che va a nutrire ogni cellula del mio corpo. Incominciamo la pratica di oggi con il pranayama noto come Samavritti. Inspirando, contiamo fino a tre mentalmente e immaginiamo di percorrere un lato di un quadrato. Quando espiriamo, contiamo sempre tre lentamente e immaginiamo di disegnare un altro lato del quadrato. E ripetiamo ancora per disegnarlo tutto, inspirando fino a tre lentamente, un altro lato. Ed espirando l'ultimo lato, uno, due, tre. Disegniamo altri due quadrati mentalmente, ognuno con il suo tempo, cercando di rendere omogeneo il respiro per ogni numero che conto. Quando ho finito di disegnare con Samavritti gli altri due quadrati, lascio andare libero il respiro e sento se ci sono delle tensioni nel corpo, se sento che già è cambiato qualcosa in me. Immagino che questo vento spazzi via ogni pensiero, ogni tensione, tutto ciò che non mi serve per godere pienamente del dono che è il qui e ora. Inspiriamo tutte profondamente, l'inspiro più grande che abbiamo fatto in tutta la giornata. Riempiamoci tutte di aria, espandiamo tutto il corpo. Ed espiriamo con la bocca un bel sospiro. Sorridendo possiamo riaprire gli occhi e dare il benvenuto a ognuno di noi per questa pratica insieme. Namaste, benvenute. Ci solleviamo in piedi per la pratica del risveglio. Nel risveglio, in yoga della medicina energetica, si inspira con il naso e si espira con la bocca. Le gambe sono aperte all'apertura del bacino, le ginocchia sono morbide, la schiena è allungata. Le spalle sono roteate all'indietro, i palmi verso l'alto. Tadasana, sentiamo bene il radicamento a terra.
e cominciamo con le quattro battute. Uniamo le prime tre dita delle mani e cominciamo a fare il tapping nei punti R27, subito sotto questi ossicini qui sporgenti. Andiamo ad effettuare una pressione come ce la sentiamo noi. Ricordiamoci sempre di espirare con la bocca aperta, di molleggiare sulle ginocchia. I punti R27 fanno parte del meridiano del rene, collegato alla nostra energia vitale. Questi punti sono a portata di mano se ci sentiamo stanchi, che abbiamo bisogno di un po' di vitalità ed energia in più. Il modo di picchettare in questo modo sul nostro corpo è per entrare in comunicazione con il nostro organismo, perché è il suo linguaggio. Pensate ai battiti del cuore, agli impulsi nervosi, agli impulsi della peristalsi digestiva. Lasciamo andare con la bocca, vedo tante bocche chiuse. Ah, io devo chiacchierare. Molto bene, passiamo adesso al punto del timo in mezzo allo sterno, solo con la mano destra, più in basso. Molto bene. Punto essenziale per i nostri polmoni, quindi connessi all'elemento metallo. Questo punto può far male se sentiamo di avere della tristezza, che non esprimiamo abbastanza, se facciamo fatica a lasciare andare qualcosa nella nostra vita e ciò ci crea un po' di tristezza. Espiriamola via tutta, con la bocca aperta. Non ci appartiene la tristezza. Passiamo ora ai punti proprio sotto la gabbia toracica, sono i punti della milza connessi all'elemento terra. Rilassiamo le spalle ed espiriamo, possiamo modificare un po' più lateralmente. Esatto. Questi punti vanno stimolati quando soffriamo di fame nervosa o sentiamo di avere troppa voglia di dolci, quindi siamo in cerca di un nutrimento affettivo, quindi c'è uno scompenso. Esatto, sempre, allora andiamo a giro così. C'è uno scompenso del movimento terra in milza, dopo ti guardo la lingua, ti dico qualcosa. E lasciamo andare gli attaccamenti, i bisogni non corrisposti, io basto. Avere tutto il nutrimento di cui sono in richiesta. Sempre legato al movimento terra, andiamo un po' più avanti, proprio qui. Sentite questi punti qua, se faccio entrare la pancia si sente, possono fare un po' male, quindi andiamoci più delicate, lasciamo andare con la bocca aperta. Punti per potenziare la nostra digestione, stimolare il nostro metabolismo. Mandare via tutte le tossine legate alla digestione. Ultimi, fanno un po' male, più delicate qui. Ci sono tanti accumuli qua, siamo nella circolazione linfatica, quindi chi soffre di ritenzione idrica spesso ha dolenti questi punti. Ultimi due punti, punti dello stomaco, subito sotto gli occhi. Siate delicate con gli occhi. Anche ottimo per un po' di antirughe qui. Rigeneriamo anche la pelle del viso. Ottimi se soffrite di reflusso, gastrite o disturbi digestivi, in particolare nello stomaco. Chi ha spesso gonfiori sotto le palpebre può voler dire scompensi a livello dello stomaco, quindi fare attenzione qui. E scuotiamo, lasciare andare via tutto. Sentite le mani che magari formicolano un po', hanno preso tanta energia stagnante, quindi lasciamola andare, non la vogliamo accumulare nelle mani. Molto bene. Ok, adesso il secondo esercizio all'incrocio, sarà il vostro preferito. Facciamo la camminata a ginocchia alte, alte quelle mani, no, questo non mi piace, un belle su, tiriamo su queste ginocchia e espiriamo con la bocca, lasciamo andare. E sempre più veloce, svegliamo queste gambe. Nelle gambe ci sono tutti i meridiani principali dell'energia cinese, della medicina cinese. Forza, forza, più veloce, espirate con la bocca, vai, vai, vai. Forza, ancora, ancora. Dai che siamo a 5, 4, 3, più veloce, 2, 1,
e scuotiamo, sciogliamo, non è mica finita qui. Ora c'è incrociato, quindi altra mano, altra gamba. Pensavate, eh? Sentite come migliora quando respiriamo più profondamente e lasciamo andare con la bocca, vero? Se fanno male le gambe stiamo svegliando i meridiani, quindi va bene. Dormiremo meglio stanotte. 5, vero? 4, forza, forza, 3, resistete, 2, 1. Ah, e lascio andare. Il cuore batte, le gambe sono calde, gli addominali sono forti, siamo vivi e va bene così. Passiamo adesso all'allaccio, uniamo le mani in questo modo a fare una specie di diamante, le collochiamo sotto l'ombelico, giù. Chiudiamo gli occhi, le ginocchia sono piegate. Ci riconnettiamo con il nostro Hara. Per gli orientali è il nostro baricentro. Purtroppo in Occidente questo Hara è sempre più spostato verso l'alto. Questo significa che il centro della nostra energia non è più nel nostro intestino, nel nostro sentire, ma è sempre più verso la testa, e ciò genera preoccupazioni, ansia, disturbi dell'umore, che non appartengono invece a chi capisce che l'energia vitale va spostata verso il basso. Sempre espiriamo con la bocca, regolarizziamo il respiro, il battito del cuore. Ed è questo il momento in cui possiamo esprimere un proposito per questa pratica. Può essere anche solo una parola, una frase su cui ci lavoriamo oggi e nei prossimi giorni. Quando l'avete in mente, fate scorrere le mani verso l'alto a 1 centimetro di distanza dal corpo. Facciamo scorrere su, lungo la colonna Susumna, verso l'alto, apriamo le braccia, le spalle sono rilassate e le ricongiungiamo di nuovo davanti all'ara. Le ginocchia sono piegate, ricordatevi Tadasana, molto bene. Ancora una volta ripetiamo il nostro intento. Espiriamo con la bocca aperta mentre vado giù. E un'ultima volta il nostro intento. Molto bene. Ultima parte del risveglio. Metto il pollice destro sull'ombelico e il pollice sinistro sul terzo occhio. Pigio e tiro su. 3 respiri così, la bocca aperta mentre espiro. Quando abbiamo finito gli espiri apriamo di nuovo gli occhi e sciogliamo. Ben arrivata. Scusate, nessun problema. Andiamo adesso a sciogliere i nodi celtici. Questo è un esercizio che avete visto anche la scorsa volta. Andiamo con i diti indici a massaggiare lo spazio tra le ossa di ogni tarso, metatarso, delle ossa delle gambe, dei piedi. Quindi cominciamo con lo spazio tra alluce e indice, proprio lo andiamo a stimolare in questo modo. Quando arriviamo nella parte morbida, proprio nello spazio digitale, lo andiamo a pizzicare e portare via in questo modo qui. Una volta per ogni dito. Gli spazi interdigitali nella riflessologia corrispondono alla circolazione linfatica superiore, quindi è un modo eccezionale per preparare il nostro organismo all'inverno, all'autunno, ai cambi di stagione, perché si potenzia il sistema immunitario. E inoltre stiamo andando comunque a massaggiare le terminazioni o gli inizi principali di ogni meridiano. Quando ho finito ricomincio da capo, sempre partendo tra alluce e indice e pizzicando lo spazio finale. Lo andiamo a fare 3 volte in totale, quindi prima per ogni dito, una volta, e poi ricominci il giro per l'ultima volta.
Se vi sono dei punti dolenti in questa zona, ripetere spesso a casa, perché significa che c'è un po' di congestione nel sistema linfatico. Molto bene. Da qui andiamo ad aprire le gambe per entrare in Malasana, quindi lo squat. Talloni a terra, quindi da qui vi sedete così. Ok? I talloni devono stare possibilmente a terra. Andiamo a fare la torsione, quindi vado ad appoggiare la mano sinistra a terra e quella destra, inspirando, si apre, le spalle sono rilassate lontane dalle orecchie e vado a muovere il polso 3 volte in una direzione e 3 volte in un'altra. E disegno degli 8 o degli infinito per tornare giù lentamente. Sentite il massaggio alla spalla. Piano piano torno giù in questo modo, bellissimo. E ripetiamo dall'altra parte, inspirando braccio sinistro verso l'alto, rilasso le spalle, 3 volte un giro da una parte con il polso, se scrocchia benissimo, 3 volte dall'altra. Inspiro, apro, apro, apro ed espirando, disegnando degli infiniti, degli 8 sdraiati, piano piano scendo giù. Molto bene. Di qua entro in Uttanasana, quindi il piegamento in avanti come ero prima. Piego le ginocchia, lascio andare la testa, la scuoto. Massaggio bene bene la parte lombare della schiena e mi risollevo andando a massaggiare il meridiano della milza, quindi con l'indice vado a toccare la parte interna dell'alluce e vado proprio a percorrere la parte interna delle gambe, mi srotolo lentamente, le ginocchia e il collo sono gli ultimi a raddrizzarsi. Quando arrivo all'altezza del petto apro e vado a massaggiare i punti che abbiamo fatto anche tapping prima. Molto molto bene. Espiro con la bocca, inspirando torno su e scendo di nuovo in Uttanasana. Lo ripetiamo altre 2 volte, inspirando meridiano della milza. Vi ricordate il movimento terra, la voglia di dolci, il mangiare compulsivo, quelle cose lì? Quindi molto bene, massaggiatelo bene bene. E qua, ultima volta, inspiro verso l'alto, espiro Uttanasana e inspiro, mi sollevo meridiano della milza. Benissimo, scuoto le mani, espiro con la bocca, se voglio scuotere tutto il corpo benvenuto. Pulizia dei meridiani yin e yang, quindi inspirando vado a prendermi i gomiti e stavolta percorro esternamente il corpo, quindi la parte esterna, intreccio a livello del petto e scendo esternamente, molto molto bene, scendo scendo scendo, vado a finire al mignolo e mi risollevo nello stesso movimento di prima toccando il meridiano della milza, quindi internamente partendo dall'interno dell'alluce. Mi tiro su lentamente, sentite proprio il massaggio alla schiena. Questa volta vado fino verso l'alto, ritorno all'inizio ed espirando scendo, massaggiando i meridiani esterni, incrociando a livello del petto. Fantastico. Vado giù, 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 giù. Ancora, inspiro, mi sollevo internamente massaggiando i meridiani yang. E quando arrivo qua ritorno giù espirando. Ultimissima volta, ognuno con i suoi tempi. Quando scendo stavolta rimango giù in Uttanasana. Inspirando allungo le gambe e la schiena, guardo dritto davanti a me, espirando scendo, inspiro vado in Anjaneyasana con la gamba destra dietro, quindi vado ad appoggiare ginocchio e caviglia, mi sollevo su con le braccia inspirando
espirando appoggio il braccio destro a terra e vado in torsione di Anjaneyasana, così. Molto bene. Il ginocchio sinistro punta verso destra, voglio proprio sentire bene la torsione. Nell'elemento metallo si lavora con le torsioni per potenziare i polmoni e il colon e con i piegamenti all'indietro, quindi oggi vedremo molte di queste cose. Faccio 3 rotazioni grandi con il braccio, 1, 2, 3, in un verso e poi nell'altro, 1. Apro bene bene il petto quando inspiro e vado verso l'alto. Ultimo giro e scendo con il braccio, entro in Parshvakonasana, quindi vado ad appoggiare il braccio qua, punto il piede dietro e mi sollevo verso l'alto. Bellissimo, il ginocchio è piegato, non può andare oltre la linea della caviglia, semmai leggermente indietro, ma meglio ancora perpendicolare. Faccio 3 rotazioni qui, ma cerchiamo di farle parallele al cielo. Quindi apro bene bene all'indietro il braccio, 1, sentite bella l'apertura del petto, guardo verso l'alto, verso il cielo, 2, 3 e nell'altra direzione, 1, apro, 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 2, quando inspiro apro e 3. Quando arrivo qua in cima, in Parshvakonasana, mi tiro su, le gambe si vanno in parallelo con i piedi ed entro in Prasarita Padottasana, perciò vado ad appoggiare la mano sinistra a terra e sollevo quella destra verso l'alto. Cerchiamo proprio di immaginare che le braccia formano una linea perpendicolare rispetto a terra. Lo sguardo è verso l'alto, sentiamo la rotazione a livello del petto. Lentamente scendo con il braccio destro a terra, cammino con le mani verso il piede sinistro, inspiro, guardo dritto davanti a me. Ci stiamo intrecciando un sacco, ma va bene. Ed espirando ritorno con i piedi uniti. Devo ritornare in cima al tappetino che guardate verso di me. Molto bene. Sono in Uttanasana, quindi lascio andare la testa. Posso muovermi da una parte all'altra, scuotere la testa, sì, no, lasciare andare ogni tensione. E quando mi sento pronta, inspiro, allungo le gambe e la schiena, guardo dritto davanti a me. Espiro, scendo, inspiro, Anjaneyasana con la gamba sinistra all'indietro, appoggio il ginocchio e la caviglia, inspiro, vado su, espiro, il braccio sinistro questa volta scende ed entro in torsione da questa parte. Se preferisco posso anche puntare il piede dietro, come mi sento più comodo, e 3 rotazioni in un verso, inspirando porto il braccio su. Io ho fatto prima con questo, è il braccio sinistro e la gamba destra perché ha una torsione. Allora avevi spostato la gamba sinistra all'indietro. No, perché io l'ho fatto prima col destro. Allora abbiamo scambiato gamba? Così? Sì. Io l'avevo fatto prima così, mi ricordo che ero andata di qua. Ora l'ho fatto col sinistro. Quindi scambiate la gamba. Allora, 3 circonnunzioni da questa parte, inspiro quando salgo su, espiro quando scendo, 3 in un verso e 3 nell'altro, inspirando vado verso l'alto, espirando vado verso il basso. Alla prossima espirazione appoggio il braccio destro sulla gamba destra o sinistro sulla gamba sinistra, a seconda del vostro lato, punto il piede dietro e mi sollevo in Parshvakonasana. Rotazioni parallele al cielo, guardo verso l'alto, inspirando apro. Tre in un verso e 3 nell'altro.
Quando le ho finite, mi sollevo con la gamba, piedi paralleli ed entro in Prasarita Padottasana con l'altro braccio. Quindi stavolta è il braccio che non è sceso prima, per me è il destro, e sollevo il sinistro. Le ginocchia devono stare tese, se non riesco diminuisco l'apertura delle gambe. I piedi sono paralleli, arrivo dove arrivo, non è una gara, l'importante è sentire l'apertura del petto. Respiro profondamente, se sento molte tensioni espiro con la bocca aperta, lascio andare. Inspiro profondamente, apro ed espirando scendo, vado a camminare con le mani in cima al tappetino, ruoto i piedi, inspiro, guardo dritto davanti a me ed espirando riunisco. Uttanasana, lascio andare. Sciolgo, sciolgo, sciolgo. Molto bene, da qui inspiro, raddrizzo le gambe e la schiena, guardo dritto davanti a me, espirando Uttanasana, prima un piede, poi l'altro, entro nel cane a testa in giù. Le ginocchia sono piegate, voglio aprire bene bene il petto. Allora, da qui vi do due opzioni. Inspirando vado a srotolare la schiena fino ad arrivare al cane a testa in su, in questo modo. Se non ci riuscite, potete benissimo dal cane a testa in giù appoggiare le ginocchia e andare nel cobra, l'altezza che preferite. L'importante è sentire bene lo srotolamento della schiena e l'onda. Inspirando entro nel cane a testa in su, espirando testa in giù. Si piegano sempre le ginocchia perché ci danno la spinta. Lo ripetiamo in totale 5 volte, ognuna col suo respiro. Respirate profondamente, lasciate andare l'espiro con la bocca aperta. Io sono all'ultima volta. E all'ultima volta, anziché tornare nel cane a testa in giù, entro in balasana, scusate, il bambino, ginocchia divaricate, fronte a terra. Respiro profondamente. Cos'è che sento di aver bisogno di lasciare andare nella mia vita? Sento di aggrapparmi a qualcosa o qualcuno e ciò mi causa tristezza, dolore. In questa posizione la nostra fronte è a contatto con la terra. È il momento migliore per concretizzare il proposito di lasciare andare. Espiriamo a bocca aperta. E lasciamo che sia la terra a occuparsi della preoccupazione che ci affligge. Lentamente srotolo, srotolo per andare in Bidalasana, la posizione del tavolo, ognuno con i suoi tempi. Nella posizione a quattro zampe, le mani sono all'apertura delle spalle, perpendicolari a terra, così come le ginocchia all'apertura del bacino. Ci dedichiamo qualche movimento di gatto mucca, inspiro guardo verso l'alto, espiro guardo verso l'ombelico, mi spingo via dal tappetino. Ognuno con i suoi tempi, cerchiamo di rendere il movimento fluido, come se mi muovessi nel miele. Ancora un ciclo, inspiro, guardo verso l'alto,
Espiro, guardo verso l'ombelico. Alla prossima inspirazione la schiena è neutra ed entro nella posizione della tigre. Gamba destra, braccio sinistro. Forti gli addominali, respiro profondo. Se ho bisogno, espiro con la bocca. Più in alto la gamba, la maggior parte di voi. Bene. Tre respiri profondi qui. Alla fine dei respiri, inspirando, vado a unire braccio e mano nella posizione dell'anello e mi tiro su. Se non riesco non fa niente, magari posso lavorare su questo. Sentite l'apertura del petto, tre respiri profondi qui. Inspiro l'ultima volta qui ed espirando apro la posizione e lentamente torno giù. Ottimo lavoro! Sentiamo la differenza tra i due lati del corpo e li andiamo ad armonizzare anche dall'altra parte. Inspirando gamba sinistra, braccio destro, forti gli addominali, lo sguardo è dritto verso terra, sento i glutei, le gambe e gli addominali forti. Tre respiri profondi qui se necessario, espiro con la bocca aperta, lascio andare le tensioni. Voglio la forza ma non la rabbia, la determinazione non l'arroganza. Alla prossima inspirazione vado a unire braccio e gamba e tendo, tendo, tendo il mio anello prezioso. Ovunque voi siate, ottimo lavoro. Inspiro profondamente. Ultimo respiro. Inspiro profondamente. Ed espirando sciolgo. Balasana. Se sentiamo delle forti tensioni alla schiena, andiamo proprio a massaggiare con i pollici tutta la zona lombare. Assolutamente massaggiamo, massaggiamo. Dedichiamo alla nostra schiena e a noi stessi tutto l'amore di cui ha bisogno, che fa un ottimo lavoro ogni giorno. Quando ci sentiamo pronti, lentamente cammino con le mani per andare all'indietro, vado a unire le ginocchia, apro i piedi come se fossero una seduta ed entro in Vajrasana. Se non riesco ad aprire i piedi bene, posso anche fare così o comunque lavorare. Se ho problemi alle ginocchia, posso piegare alle caviglie, posso piegare il tappetino. Allora, vi mostro la prossima posizione, è una posizione molto terapeutica per il movimento metallo, si chiama del triplice diamante, quindi vado a unire i piedi tra di loro, quindi questo è il primo diamante, vado a mettere le braccia così e formo l'ultimo diamante con le mani, la fronte va messa qua, ok? Con i vostri tempi, piano piano entrate. Non importa essere perfettamente a terra, ognuno fa quello che può. Si sente il bacino piano piano che si apre. Siate sempre gentili con il vostro corpo. È terapeutica perché... Sì? Perfetto, va benissimo. Ognuno arriva dove può. Questa è la posizione ideale per lasciare andare tutta la tristezza e il dolore. Quindi se vi risuona questo sentimento, questa emozione, lasciate andare dei lunghi espiri con la bocca aperta.
Saremo qui ancora per poco, quindi godetevi fino all'ultimo respiro. Lentamente distendo le gambe, posso lasciare le mani dove sono e vado ad oscillare con il bacino. Questo è un movimento che va ad accendere il triplice riscaldatore nel nostro corpo. Dovreste sentire immediatamente l'effetto riscaldante, tonificante e nutriente a livello del bacino e di tutta la parte centrale del corpo. Inoltre è perfetta per lasciare andare ogni tensione accumulata, quindi scuotete, scuotete, scuotete. Ci fermiamo e ci andiamo a girare a pancia all'insù. Andremo adesso in Setu Bandhasana, il ponte, lo faremo in modo mobile. Prima di farlo andiamo a massaggiare tutti i punti della circolazione linfatica polmonare, che sono lo sterno e i punti subito vicini allo sterno. Quindi vado proprio con le quattro dita della mano destra a massaggiare in mezzo allo sterno e poi con le dita della mano aperte i punti in mezzo. Ok, quindi prima così, tracciando proprio la riga in mezzo allo sterno e poi con le mani aperte in questo modo i punti vicino in modo fermo. Ok, lo facciamo da sdraiati, respiriamo profondamente nel mentre. Connettetevi con le emozioni che questo tipo di massaggio vi suscita. Sono punti emozionali, quindi lasciate che affiorino, accoglietele, accettatele anche se sono negative. Hanno bisogno di essere ascoltate e accettate per quello che sono. Registrate ciò che il corpo vi sta comunicando con questo massaggio. Espiriamo con la bocca aperta per lasciare andare. Non tratteniamo niente. Ultimo respiro profondo, inspiro profondamente, lascio andare con la bocca, un bel espiro. E quando mi sento pronta mi preparo per Setu Bandhasana. Appoggi i piedi a terra piegando le ginocchia. Più o meno i talloni devono essere dove arrivo a toccarli con le punte delle dita. Immagino di avere un blocco in mezzo alle ginocchia e lentamente inspirando srotolo una vertebra dopo l'altra fino ad arrivare fino alle scapole. Ricordate, stringo sempre il blocco e il libro tra le ginocchia. Forti i glutei, forti le cosce, forti gli addominali. Immagino proprio di andare ad unire le scapole fra loro. Sento l'apertura del cuore e del petto. E lentamente espirando scendo una vertebra dopo l'altra, non abbiate fretta. Al prossimo giro unisco a questo movimento anche quello delle braccia. Quando inspiro e sollevo il bacino piano piano, come se fosse un ponte levatoio, vado a sollevare le braccia verso l'alto. Quando arrivo alla fine delle scapole, le mani sono a terra.
uniamo il movimento delle braccia a quello della schiena e a quello del respiro. Sentiamo il cuore che si apre. Molti di noi tengono il cuore chiuso, espirando scendo ovviamente, è sempre con il ritmo del vostro respiro. Molto bene. Molti di noi tengono le spalle chiuse, il petto chiuso, la schiena quasi ingobbita, perché hanno davvero paura di aprire il cuore. Hanno paura di ricevere e connettersi con la tristezza, con il dolore, con le emozioni negative. Ma così facendo ci precludiamo anche la possibilità di provare la gioia, la felicità più pura, che si può ottenere soltanto quando non abbiamo paura di mostrare il nostro cuore per ciò che è, pieno di luce, pace e amore. Ricordatevi, le ginocchia non si toccano ma stringono un libro immaginario. Molto bene, così proteggiamo la parte lombare e potenziamo l'azione anche dei muscoli, dei glutei e delle cosce. Ancora due cicli respiratori così. Sentite la bellezza di questo massaggio. Ultimo espiro, scendo piano e vado ad abbracciare le ginocchia al petto, posso oscillare da una parte all'altra. Mi dedico tutto l'amore di cui ho bisogno, perché sono un essere perfetto, così come sono. E merito tutto il meglio. Ci prepariamo per entrare in Sarvangasana, che è la candela. Ricordate che il segreto non è tenere le ginocchia perfettamente dritte, ma il segreto è attivare più forte che possiamo glutei e addominali. Sosteniamoci con l'aiuto delle mani, che vanno a posizionarsi sotto le reni. Strizzo i glutei e gli addominali, salgo su. Mentre sono nella posizione posso provare a spostare le mani verso il basso per cercare di entrare sempre più dentro la posizione. Spingete di più, strizzate di più i glutei, puntate di più. Molto bene Ania, molto bene Maria Grazia, bravissime tutte, ottimo lavoro. Sentiamo quanto è benefico ogni tanto capovolgere la nostra prospettiva, capovolgere la nostra polarità. I piedi sono uniti, sei quasi nell'aratro, tienili un po' più su, ce la fai? No. Lavoriamoci un po' sotto. Tra l'altro questa è una posizione perfetta per chi ha problemi di tiroide, perché sentite proprio il calore e l'energia che si va a condensare a livello del collo. Ancora due respiri profondi in questa posizione e poi entriamo, per chi se la sente, per chi vuole, nell'aratro, in Halasana, andando a portare entrambi i piedi dietro. Se non riesco ad arrivare, posso provare a piegare le ginocchia e portarle verso le orecchie. L'effetto è lo stesso. Molto, molto bene. Perfetto, ottimo lavoro tutte. Rimango in questa posizione almeno 3 respiri profondi. Lentamente vado a portare le ginocchia alle orecchie, sostenendomi con le mani, srotolo la schiena una vertebra alla volta, fino a che non sono in posizione supina.
prima di entrare in Shavasana andiamo a fare la presa dei punti neuroriflessi del movimento metallo. La mano destra sulla fronte, sono distesa a terra, la mano sinistra sopra la fontanella ed esercito una leggera pressione. Tengo gli occhi chiusi. I palmi delle mani sono aperti, accolgono, contengono. Sentiamo l'effetto benefico di questi punti neuroriflessi del movimento metallo. I piedi sono stesi a terra. È una preparazione a Shavasana. Visualizziamo proprio la situazione o la persona che facciamo fatica a lasciare andare, che ci causa in qualche modo delle tensioni, del dolore, delle preoccupazioni. E in questa posizione inondiamola di luce. Inondiamo noi stessi della stessa luce. E comprendiamo che siamo solo esseri in cerca della loro perfezione. Tutto ciò che ci accade si ripeterà ciclicamente se non siamo in grado di lasciare andare. Rimarremo sempre gli stessi, eternamente pieni di amore, di conoscenza. Di perfezione. Espirando profondamente, lentamente lasciamo andare le mani, le stendiamo lungo il corpo, le braccia, i palmi rivolti verso l'alto. Se abbiamo portato qualcosa per coprirci, sentiamo la necessità, la prendiamo perché entriamo in Shavasana. Lasciamo che tutto il nostro corpo si rilassi. Tutto il nostro corpo si abbandoni. Lasciamo andare i piedi. Lasciamo andare le gambe. Lasciamo andare il bacino. Lasciamo andare l'addome e il petto. Lasciamo andare le braccia, le spalle, il collo. Ammorbidiamo la mascella, distendiamo la fronte. Tutto il nostro corpo si lascia andare. Per godersi appieno il momento presente.